Buongiorno, direzione Pistoia. Abbiamo un sacco di incontri con le imprese, con il sindaco, con i cittadini. Un aperitivo la sera, altra giornata impegnativa, come quella di ieri del resto. Una giornata impegnativa in giro nel tessuto produttivo toscano e in una riunione che è durata fino a tarda sera. E non ho potuto rispondere a chi mi ha chiamata, mi scuso, tanti amici che mi hanno chiamata e anche dei giornalisti. Tra questi c'era un giornalista del Fatto Quotidiano. Oggi apro il giornale e leggo cose incredibili, incredibili. Il Fatto Quotidiano, che 2 settimane fa, appena lanciata la mia candidatura, ha fatto un articolo indegno in cui addirittura si dice che mia figlia andrà in psicanalisi perché per come l'ho chiamata. Non ci voglio tornare sopra su questa cosa e ne risponderanno in tribunale, perché toccate tutto, ma non toccate mia figlia e non offendete mia figlia. Divento veramente, veramente una belva cattiva quando si tocca mia figlia. E oggi mi fanno ridere perché c'è un articolo a tutta pagina inventato dall'inizio alla fine, dove si parla e si addebitano reati anche di una certa gravità che nessuno mi ha mai contestato e non esistono. Abuso edilizio, abuso di potere, mi si dice che io sono una scaltra o una scaltrezza per cui commetto reati a destra e manca. Ragazzi, ma di cosa parliamo? Parliamo di un manufatto per cui io ho presentato regolare autorizzazione, una scila, che tra l'altro non ci vuole neanche l'autorizzazione, perché come voi sapete per costruire un gazebo in giardino serve soltanto una comunicazione di inizio attività, libera attività edilizia. E mi si addebita il fatto che io avrei fatto un abuso edilizio in casa mia. C'è stato un sopralluogo dei vigili e degli uffici tecnici, che io posso produrre perché c'è il verbale, e dove non si rileva nessun abuso edilizio, quindi non c'è stato nessun abuso edilizio e il gazebo che io ho in giardino è regolare e ho tutte le carte che lo dimostrano. Ora, purtroppo sono in macchina e non sono a casa mia, ma nei prossimi giorni magari vi ci porto in casa mia, che viene definita dal Fatto Quotidiano una villa, magari è una casa a cui sono affezionata perché me l'hanno lasciata i miei nonni, l'ho ereditata dai miei nonni, che con il frutto del loro lavoro l'hanno costruita con tante fatiche, anche costruendola da soli, una casa degli anni 70 che il mio nonno e la mia nonna costruirono con fatica e con sacrificio, e l'ho ereditata e sono fiera di averla ereditata e niente, una casa come tante. A Cascina il mercato immobiliare non è così alto, si va dai 1.200-1.300 euro per le case di seconda mano, un po' più vecchie, ai 2.000 euro al metro quadro, quindi diciamo che il mercato edilizio a Cascina non è alto come magari nel centro di grandi città, costa più un appartamento in centro in una città che casa mia, ma io sto bene così, mi piace avere un po' di giardino, mi piace abitare a Cascina, dove sono sempre stata da quando sono nata e dove ho fatto anche, mi onoro di aver fatto il sindaco. Io gli abusi edilizi li ho sanati, soprattutto quelli che creavano degrado, quelli dei campi rom, li ho fatti rimuovere, e non mi si può certo accusare di averli commessi io o di aver chiuso un occhio, addirittura aver avuto un atteggiamento di favore nei confronti di qualcuno. E caro Fatto Quotidiano, paginata sulla tettoia della Ceccardi o il gazebo della Ceccardi, paginata, cosa che hanno tutti in casa, soprattutto quelli senza rilevanza edilizia. Cioè, se voi andate al Lobby e comprate un gazebo o al Leroy Merlin, o magari da un artigiano e comprate un gazebo e ve lo mettete in giardino, nella stragrande maggior parte dei casi non c'è bisogno neanche di nessuna comunicazione al comune, e Dio, e meno male, anzi, per il gazebo che ho costruito e che ho montato, io ho presentato una scila, ma vi dico la verità,
i lacci e lacciuoli della burocrazia, anche per mettere un semplice gazebo, sono tanti. Cioè, ho dovuto pagare un geometra, come molti di voi. Io credo che invece anche la normativa nazionale e regionale su questo dovrebbero essere molto più semplici per far ripartire l'economia, per far ripartire le attività edilizie delle tante imprese e per semplificare la vita ai cittadini. Perché per mettere un gazebo per un po' di fresco l'estate non si possono seguire tutti questi lacci e lacciuoli della burocrazia, che io ho seguito peraltro Fatto Quotidiano. Per tutto quello che tu hai scritto Fatto Quotidiano, ti beccherai una bella, bellissima denuncia, querela. Perché vedo che ultimamente il vostro modus operandi è quello di dire cazzate, dire bugie, dire falsità sul conto della gente e poi mettere in conto che magari dovrete risarcire qualche querela. Credo anche di fare un esposto all'ordine dei giornalisti, perché questo non è fare giornalismo. Volete screditare me? Tra l'altro su un fatto falso che io posso benissimo smentire con le carte, perché le ho. E non avete mai parlato, per esempio, a Cascina, il fratello di un ex assessore provinciale del Partito Democratico, del PD, ha rubato quasi 500.000 euro di fondi regionali per gli asili in anni e anni di amministrazione PD, nessuno se ne è mai accorto. A Cascina siamo arrivati noi e dopo 3 mesi ci siamo accorti di questo giro. È stato arrestato, è stato condannato e voi non avete neanche parlato per una riga. Fosse successo al contrario, quello sì, ma giustamente avreste riempito le pagine dei vostri giornali. Giustamente, se il fratello di un assessore, tra l'altro alla scuola, del PD, avesse distratto centinaia di migliaia di euro dei fondi per gli asili e anche per i disabili e li avesse intascati, come ha fatto il Romei, che era un nostro dipendente comunale, giustamente avreste riempito le pagine dei giornali. No, preferite riempire le pagine dei giornali, giornalate, sulla candidata alla presidenza della Regione Toscana che può abbattere un sistema di potere dopo 50 anni con falsità, con robe false. Ma io, cittadino di destra, cittadino di sinistra, cittadino politico, cittadino del 5 Stelle, ma se tu venissi sbattuto sul giornale con accuse di abuso edilizio, abuso di potere, false, perché hai regolarmente installato un gazebo in giardino? Io faccio politica e sono esposta a critiche, ma sinceramente non voglio essere esposta a falsità, non voglio essere messa alla gogna su cose false. Ma basta informarsi, ma avevo già smentito questa roba. Se non ti rispondo al telefono perché sono impegnata, tu hai il diritto, giornalista del Fatto Quotidiano, di mettermi sul giornale screditando la mia figura? Cioè, in questi giorni le ho viste di tutte, addirittura sono venuti a dire che la storia del gatto, del povero gattino bruciato a Campiglia Marittima, ucciso e bruciato a Campiglia Marittima, ce la siamo inventata noi, abbiamo pagato qualcuno per fare quella barbarie. Nel proliferare di giornali, giornalisti, testate online, purtroppo proliferano le fake news. Io credo che il giornalismo sia una cosa seria. I giornalisti professionisti hanno un codice deontologico, e affidare ormai il giornalismo a chiunque, che può dire cose false, fake news, credo che sia veramente una degenerazione di quella che è l'informazione. Una corretta informazione è la base della nostra democrazia. Allora, se io posso aprire internet o giornali o ascoltare una radio, come ho sentito ieri, ho ascoltato la radio, hanno messo in dubbio la veridicità di quel fatto successo a Campiglia Marittima, posso screditare la Ceccardi, che è una spregiudicata, non so neanche come potrei definirmi dopo l'articolo del Fatto Quotidiano, che è una spregiudicata politica, che calpesterebbe tutto pur di fare abusi edilizi, che uno si immagina, no? Il mega hotel in riva al mare. No, ragazzi, tutto regolare, ho messo un gazebo regolare nel mio giardino e mi sono beccata 2 pagine del Fatto Quotidiano con accuse false.
tra l'altro già fanno il tribunale, no? M'hanno condannata per abuso di vizio e abuso di potere. Ragazzi, diamoci una regolata. E non avete scritto una riga sui soldi rubati del Partito Democratico. Perché oggi governa col 5 Stelle che voi dovete difendere a tutti i costi, e allora loro diventano inattaccabili. Io non ho voglia di fare una campagna elettorale di questo tipo. Io voglio parlare dei temi che interessano alla Toscana. Ma posso anche perdere, la mia proposta politica può non piacere, sicuramente avremmo fatto degli errori politici. Però screditare una persona sulla base di accuse totalmente false è ingiusto. E lo dico che è ingiusto proprio su umanamente anche, non solo politicamente o deontologicamente. È ingiusto umanamente. Quindi amici, io sono forte, vado avanti, querelo il Fatto Quotidiano e ve lo dico, non vi rispondo più al telefono, caro Fatto Quotidiano. Che se vi avessi risposto al telefono ieri, che cosa avreste scritto? Forse non avreste scritto quelle falsità. Le avevo già chiarite. Le avevo già chiarite. Sono state chiarite. Quindi non ho parole, sono pronta a difendermi con le carte e con i fatti in qualsiasi sede e vedremo come vi difenderete voi invece dopo la querela e dopo le cose false che avete scritto. Vi saluto, io continuo, basta, ora non parliamo di questo, continuo il mio giro, mi aspetta il sindaco di Pistoia, bravissimo Alessandro Tommasi di Fratelli d'Italia, ieri ho avuto una riunione molto proficua con Fratelli d'Italia, con tutta la dirigenza regionale, c'è molto entusiasmo, c'è molta carica, i sondaggi sono positivi ma non li guardiamo, perché sono convinta che al di là dei sondaggi abbiamo ancora molte persone da ascoltare in tutta la regione, molte criticità da affrontare. Io sono a disposizione, potete scrivere sulla mia pagina per denunciarmi anche la mala gestione, dalla sanità ai rifiuti, al trasporto pubblico locale della regione Toscana, e vedremo di fare del nostro meglio. Ve lo dico, è una partita difficilissima, gli attacchi come vedete sono tanti e sono... E sono anche scorretti, però noi come sempre ci difenderemo con le unghie e con i denti, ma non per una difesa di noi stessi, ma perché in gioco c'è il futuro nostro e dei nostri figli. Io sono forte e sono sicura che anche voi lo siete, e di questi attacchi strumentali stupidi ce ne freghiamo. Un abbraccio.